Siamo qui con Mister Ticciati del San Miniato Basso, 0-0 nel big match nel Belvedere. Mister, un bel primo tempo tra due gran belle squadre, secondo tempo forse è venuta fuori la stanchezza dei tre incontri in una settimana, la paura di perdere, e si è visto tanto agonismo, poca tecnica, forse anche un po' per colpa del terreno di gioco. Lo 0-0 ha accontentato tutti. Sì, diciamo lo 0-0, non so se ha accontentato il Belvedere, sicuramente ha accontentato noi, trasferta difficile, poi come ha detto lei, terza partita con il turno infrasettimanale di Coppa, quindi sicuramente si è fatta sentire un po' la stanchezza, però come ho già detto prima, io secondo me il campo ha penalizzato tanto tutte e due le squadre, sicuramente il San Miniato e sicuramente il Belvedere, un campo che diciamo per le squadre che erano, che sicuramente ha penalizzato. In un campo migliore avremmo visto sicuramente una partita più bella. Il campo è questo e quindi le due squadre si sono anche un po', diciamo, adeguate al terreno di gioco. Era molto difficile giocare palla a terra, fare gli stop, il pallone tendeva sempre a avere dei rimbalzi non corretti, e quindi due squadre che pressavano bene, e quindi sicuramente, ripeto, il terreno di gioco ha penalizzato tutte e due le squadre. Secondo me pareggio giusto e niente, per noi va bene così, ecco. E le faccio una domanda, le condizioni di Giovane Leone, che è uscito dopo 20 minuti dal suo ingresso nel secondo tempo? Ha avuto una brutta distorsione alla caviglia gonfia, quindi secondo me lo perderemo purtroppo per un po'. Secondo tempo, dove avete sfruttato tantissimo la fascia di Lucarelli, dove si allargava Alessandro Remedi cercando spazio, perché per vie centrali pallone alto, ma ha detto lei, era difficile con Fregoli, Ciolli e Blanchard. E buono l'ingresso di Fabbrini in gamba, che oggi è stato a tutto campo, l'abbiamo trovato in difesa a pressare alto, è bellissimo il duello con Faenzi. Sì, ripeto, Michele è un buon giocatore esperto, sa bene quello che voglio, ma io direi che i ragazzi hanno fatto tutti la loro parte. È evidente che Morelli sicuramente ha avuto delle difficoltà, perché come ha detto lei, la difesa del Belvedere è una difesa tosta, una difesa che specialmente sulle palle alte io penso sia quasi insuperabile, quindi abbiamo cercato di andare un pochino più sulle fasce, però ripeto, anche il terreno di gioco non era proprio semplice, portare i palloni sulle fasce, fare dei cross, quindi niente, va benissimo così. Le faccio una domanda che ho fatto anche al suo dirimpettaio Giallini. La Sestese ha vinto e vi ha raggiunto in vetta a 24, Belvedere 23, sarà corsa a 3 o c'è la possibilità di fare ancora inserire Saline? Ma questo non lo so, diciamo che speriamo rimanga a corsa a 3, perché vorrebbe dire che si vince sia noi che Belvedere che la Sestese. Se altre squadre rientrassero vorrebbe dire che insomma qualche passo fatto c'è stato. Quindi sarebbe meglio di no, diciamo, però il campionato è difficile, ripeto, tutte le domeniche per vincere la partita bisogna dare il 100%, quindi non lo so. Io penso alla mia squadra, so che bisogna stare bene con i piedi per terra. Abbiamo fatto 7 vittorie, 3 pareggi, bel tavellino di marcia, però come ha detto lei, siamo sempre tre squadre lì con altre che potrebbero rientrare, quindi vuol dire che il campionato è difficile. Mister, io la ringrazio e le faccio un in bocca al lupo per il proseguo del campionato. Grazie.